Allora, raga, io starto la streaming così. Notate qualcosa di strano? Per una settimanella io vi farò questa domanda a inizio streaming. Occhiali. No, sono gli occhiali normali. Credo, grazie per i 2 euro. Come va la situazione i capelli? Ne perdi ancora tanti quando ci passi la mano o quando li lavi? Allora, Edo, considera che i capelli, signori, li perdiamo anche quando c'è il cambio di stagione. Quindi io evidentemente soffro i cambi di stagione. È anche vero che... Chi è? Basta! Scimmia Radio AT, ma hai rotto il cazzo! Dio cancaro! Anche è vero che... mo non lo vedete. Non si vede in stream. Però, frate, io qua... Cioè, io non soffro ancora di alopecia. Però soffro di dermatite acuta, tipo, sulla testa. O forse era da quest'altra parte. Vabbè, sì, qui, tipo, io c'ho tutte croste. Cioè, tipo, sono 2 giorni che io dal nulla mi sanguina la capoccia. Hai idea di quando andrai a vivere da solo e dove vorresti andare a vivere? Allora, a parte Giaggio, te che mi fai sta domanda, Giaggio? Quando vanno a vivere da solo, Giaggio? 3000 persone me lo chiedono! Dio cane! Allora, considerando che io 5 giorni fa ho lasciato una casa, un bell'attico allo Stato italiano e adesso sono praticamente prosciugato, non lo so. Guarda che andare a vivere da solo, io l'ho già detto, la mia idea di andare a vivere da solo è ovviamente comprare casa. Non so se devo stare in Italia o meno, quindi se devo comprare casa... Sono un po' poco propenso a comprarla in Italia. Anche se tu dici poi l'affitti. Ho capito, ma c'è sta la spesa comunque, che è una spesa importante. E quindi non lo so. Però non ne ho la più pallida idea. Anche perché c'è, ve lo dico con tutto l'amore del mondo, se fate un lavoro da benestanti, signori, buono, che vi paga tanto, non è che vi fate una casa in 2 anni in Italia. Neanche in 3, neanche in 4, neanche in 5, neanche in 6. Ve la fate in 20 anni forse, se avete... Se siete bravi con le finanze, più che altro. Anche perché e parlo comunque di mutuo, eccetera eccetera. Ma il muschio ce l'hai ancora? Non ho la più pallida di che tipo di ecosistema si sia creato dentro a quel muschio. Però il muschio sta tecnicamente ancora lì. Poco ma vero, è incredibile. Ma c'è ancora i sacchi di terra in cantina, te credo, frate. Io ti ricordo sempre, se volete un po' di turba e acida, pH appunto acido, va avendo io. C'ho 3 kg di turba acida, se vi interessa qualcosa, signori. Vedo là, c'è sta pure un po' di carcestruzzo. Allora, fammi vedere che ve lo dico subito. Oddio, mi sono rotto un dito. Dio, merda, stramaledetto. Che cazzo è questo? Ok. Ok, raga, un po' di quarzo fino. Se avete bisogno di un po' di quarzo fino, signori, è quello che ve lo vendo io, Ci mancherebbe altro, non andate da nessun altro. Tu con GTA saresti una hit. Ma io l'ho detto, RP mi piacerebbe portarlo. Fatto molto alla me, cioè non RP. Però mi piacerebbe portarlo, ma non posso per il PC. Che si può fare? Il problema è che... Intraveto la PS5. Come ti trovi a distanza di mesi? Pensi che sia importante passare ad una PS5 come la tua con deumidificatore incluso? Frate, io ti dico solo una cosa. Che questa qui. Avete visto una cosa che forse non dovevate vedere. Sì, c'ho il goblino come sponda. Non ve fate domande. Ah sì, quella PS5, quella con deumidificatore è sicuramente più utile de... Porco Dio, non si vede. Non ce la fa a farvela vedere, si opera. Vabbè. Allora, ragazzi, non passate. Ah, anche perché un'altra cosa, questa ci tengo a dirvela, perché secondo me tanti siete in questa condizione e quindi io non voglio che rimanete inculati. E quindi ve lo dico. Allora, raga, io non so, non mi ricordo dove, non vorrei di cazzate, ma penso al GameStop. Se voi avete prenotato una PS5 tempo addietro, e gli arriva la PS5 e vi chiamano per dire puoi venire a prendere la vostra PS5, non ti vendono solo la PS5,
per, se tu vuoi prendere quella PS5 che tu hai prenotato, ti devi comprare uno, un accessorio PS5 e due giochi della PlayStation 5. È una cosa... Io sono rimasto scandalizzato. Ma che stronzata. Ma che scam... Ah, regà, cioè, non è scam. È proprio che sì. Ti volano comunque 200 euro in più. Non ha senso. Non ha senso. Ma dove? Non lo so. C'ho due amici miei che l'avevano prenotata, ma non mi ricordo dove. Però, cioè, Uomo Egitto, fratello. Uomo Egitto stava aspettando PS5. C'ha avuto la fortuna di che gli hanno detto te la puoi venire a prendere. Quando è andato là, gli ha detto che doveva fare sta cosa. Quindi Uomo Egitto ha detto, vabbè, buona, state bene là, gli ha lasciata. Ma la palestra non la faccio, Dezel. Non la faccio, non l'ho fatta per tutto il periodo di Covid. È buona. Perché non mi fidavo delle palestre, non mi piaceva andare in palestra, era un cumulo di germi le palestre secondo me, e quindi mi sono completamente fermato. Farla a casa non aveva completamente senso, perché sia perché non ho i pesi a casa, ce l'ho ma sono completamente poco... Cioè il massimo di stacco che potevo fare era 27 kg, 28 kg, faccio 130. Facevo all'inizio, quindi nel senso non è che non sarebbe stato neanche un tenere il muscolo attivo. Cioè sì, però boh. Ti sei vaccinato? Mi devo vaccinare, Nico. Mi devo vaccinare. Da pazzi. C'è solo un problema. Cioè in realtà no, non è un problema. Anzi ho goduto, se devo essere sincero, perché sì. Lo faccio mercoledì. Cioè, non fra una settimana, tipo, non lo so. Anzi, fortunato, mo' vi spiego. Se l'avessi fatto martedì, mi veniva la depressione. Perché significava che io mi facevo la redditata col braccio morto. E come cazzo facevo a muovermi? Invece giovedì, tecnicamente, ho il braccio morto. E quindi sono più felice, penso. Giammo, tocca portare all'horror di Michael Jackson. È una hit. Michael Jackson, horror. Ma come horror game? Stiamo scherzando. Ma questo Zano estivo la smetterà di fare quello che... L'estate si sta bene perché spero che giocate nel GT. Non ci giocherò mai, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. No, 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 no. Y'all know what song this is. Ma c'è la musica di... Cioè c'è la musica random di Michael Jackson nel mentre. Ma Cristo porco, fammi vedere un jumpscare. No. Mi dispiace. Mi rifiuto completamente di portare Michael Jackson l'horror. Non mi avrete. No, 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 non mi avrete proprio. Partirai in vacanza? Tecnicamente sì. Credo che a fine luglio starò fuori 3 giorni, tipo dal 29 al 31, una roba del genere, una cazzatina. Mentre tecnicamente dovremmo fare una vacanza ai primi di settembre io e Sofia, e facciamo un on the road a cazzo di cane. Non abbiamo idea di dove andare, sinceramente. Abbiamo pensato Umbria, Piemonte, Emilia Romagna, che cazzo ne so, cose di...